Buongiorno a tutti, siamo arrivati a Guastalla. Con Paolo abbiamo percorso di corsa un pezzo di Argine Maestro che collega Luzzara con Guastalla, ma in realtà è un pezzo di Argine Maestro sul quale si incrociano due vie cicloturistiche importanti. Questo può essere l'incrocio più importante delle ciclovie d'Italia, perché da un lato hai l'Avento, la Venezia-Torino da est a ovest, e dall'altro la via Matilica del Volto Santo, da Mantova a Lucca, ma che si connette al Brennero a nord, e poi la Francigena e quindi Roma al sud. Quindi qua abbiamo una potenzialità incredibile, le ciclabili ce le abbiamo già da 15 anni, qua nella bassa perché su questo siamo bravi. Cosa c'è da fare? Un sistema di promozione integrata, di ricettività, di percorsi, ambiente, città d'arte, eccetera, eccetera. E su questo Ivan ha già fatto un po' di lavoro, è il assessore di Guastalla e lui sulla promozione del territorio ai fini turistici ha già fatto molto. Certo, abbiamo già cominciato a mettere in rete le ciclabili di cui parlava Paolo prima, perché crediamo che questa sia la cosa importante, non soltanto sul nostro territorio della Bassa Reggiana e così, ma anche con gli altri territori limitrofi. Sto parlando della provincia di Parma, della provincia di Mantova ed anche della provincia di Piacenza. Adesso con le destinazioni turistiche stiamo addirittura studiando dei percorsi che vengono segnati tutti con gli stessi tipi di cartelli, in modo che chiunque si muova sul territorio sappia dove si trova. Poi abbiamo un'ultima cosa che è fatta, diciamo, proprio appena sfornata, che è il progetto della ciclabile Carpi-Guastalla, o Guastalla-Carpi come si vuol dire, tenendo conto che unirà le due ciclabili più importanti che attraversano il nostro paese, non tanto il nostro territorio, ma il nostro paese. Sto parlando dell'Euro 8 che va da ovest ad est e dell'Euro 7 che va da nord a sud. E quindi questa ciclabile che da Guastalla porterà fino a Carpi le unirà attraversando un territorio che è sicuramente molto importante sia sotto il punto di vista delle strutture che ci sono, ma anche delle produzioni che abbiamo sul territorio. Enormi potenzialità turistiche, la possibilità di una mobilità alternativa e sostenibile significa una spiccata sensibilità per quanto riguarda l'ambiente. Ne parliamo con Chiara Ranzoni, che è assessore a Guastalla. Sì, assolutamente, l'ambiente è la nostra guida in tutte le politiche che noi seguiamo sul territorio e che dobbiamo sempre più valorizzare per la sostenibilità del nostro essere in questi luoghi, e le ciclabili sono la rete che noi dobbiamo fare sia a livello locale, a livello urbano, migliorare sempre di più la mobilità sostenibile, i collegamenti, per fare in modo che sia sempre più facile portare i figli a scuola, andare al mercato, i piccoli spostamenti per lavoro, e poi anche alla scala più vasta, appunto sulle ciclabili di collegamento anche regionale. E una cosa importantissima che riguarda il nostro territorio e l'ambiente è il riconoscimento del MAB UNESCO, Man and Biosphere. Abbiamo avuto questo importantissimo riconoscimento insieme ad altri tanti comuni dell'asta del Po, e riguarda appunto la sostenibilità e il rapporto tra l'uomo insediato quindi nel territorio e l'ambiente e le attività che l'uomo compie all'interno del territorio. Insomma, tante cose fatte ma tanto ancora da fare. Paolo, adesso noi dove ci spostiamo? Adesso andiamo in stazione perché ci sono tanti amici che ci aspettano, e soprattutto mobilità sostenibile, il tema delle ferrovie, dell'elettrificazione che si integra perfettamente con le nostre ciclabili per un sistema integrato. Andiamo! Andiamo!